Sono questi mesi cruciali per l'economia, poiché dovrebbero sancire la definitiva ripartenza dopo la crisi legata all'emergenza sanitaria. Arriva quindi nel momento giusto la quinta edizione del corso di alta formazione specialistica sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, organizzato dall'Università degli Studi di Perugia, dall'Ordine dei Commercialisti di Terni e da quello degli Avvocati, con la collaborazione scientifica del Centro Studi Procedure Esecutive Concorsuali. Un'iniziativa che si rivolge ai professionisti del settore, che si sviluppa in 10 lezioni in modalità online fino al 5 novembre. Dopo un anno e mezzo di pandemia, come ne stanno uscendo le imprese del territorio e quali sono le prospettive? Un po' a macchia di leopardo, nel senso che ci sono alcune imprese che hanno saputo ben interpretare il momento facendo importanti operazioni di ristrutturazione, anche organizzativa, altre che invece hanno, come dire, utilizzato gli strumenti messi in campo dal governo in relazione alla ristrutturazione dei debiti, al dilazionamento di questi debiti, dovranno adesso però fare uno sforzo per fare quegli investimenti che consentiranno questi debiti di poterli ripagare. Visto l'attuale contesto socio-economico, con imprese e famiglie in difficoltà e quindi con il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, il corso si è avvalso anche del contributo della Fondazione Umbria contro l'usura Ollus, presieduta dall'ex procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella. Il dato più drammatico è il problema che hanno sofferto gli impiegati hanno sofferto i piccoli professionisti, cioè una categoria di persone che normalmente vengono considerati fuori dalle situazioni di rischio. Episodi sempre contenuti, per carità, però per i quali un'istituzione come la Fondazione Umbria di Prevenzione dell'Usura può agire, tanto più se supportata da un tessuto normativo, scientifico, culturale, qual è quello organizzato dal presidente Campagna e dal professor Mezzasoma con l'Università di Perugia. La tematica di riferimento è quella del sovraindebitamento del consumatore e della persona. Nel mese di dicembre è entrata in vigore la legge 137 del 2020, ove attraverso questa legge fa sì che solo il consumatore in dolo o colpa grave non potrà avere accesso a questa procedura particolarmente semplificata che gli darà modo di avere una seconda chance dopo che è entrato in una situazione debitoria particolarmente grave.